Ci sta il controllo Green Pass. Ciao ragazzi, allora chi rappresentate voi qua dentro? Rappresentiamo la classe seconda C del liceo Alberti. Ok, cosa vi occupate? Ci occupiamo della visita guidata nel museo del Duca di Martino in cui siamo adesso. Ok, cosa troviamo all'interno di questo museo? Sostanzialmente è una raccolta di ceramiche e porcellane che comprende collezioni dal 600 a.C. riguardante il periodo cinese quando la porcellana nacque fino al appunto 1700 circa, quel periodo dei Borbò. Ok, cosa rappresenta il FAI in questo momento? Ok, va bene, grazie mille ragazzi. Prego. Buona giornata. Ragazzi, questo è pianoforte, non so se c'è un non si può fare. Non credo. State zitti, come fa a me. Ragazzi, non si potrebbe fare in teoria. Dovessi consigliare ad un tuo coetaneo di inserirsi nel FAI, perché? Ma perché è un'esperienza unica, indimenticabile, riesci a parlare con delle persone, lo fai anche in maniera libera, no? Sì. Parli con delle persone, riesci ad abituarti all'ambiente, a quello che poi sarà un giorno forse il tuo lavoro. Sì. È anche un modo per rompere il ghiaccio, per fare un'esperienza diversa da quella di stare a scuola e parlare con il professore, di esporre. Sì, a scuola tu impari, però quella che è la pratica, questa potrebbe essere un esempio, quindi quella che è la pratica. Abbiamo fatto una bellissima esperienza e la consiglierei. Allora, come sono andate queste giornate FAI? Avete visitato tutti i siti che abbiamo aperto a Napoli? Come pareri? È stato bellissimo. Abbiamo visitato prima, ieri abbiamo visitato la zona dei Vergini della Sanità, è stato organizzato benissimo, ottima accoglienza, molto bravi i ragazzi delle scuole che facevano da volontari, è molto interessante le visite.
E oggi di mattina il tempo è meno bello, però l'accoglienza è stata ottima e quindi speriamo di riuscire a vedere anche sicuramente un'altra bella cosa, e quindi siamo molto contenti. Complimenti e grazie a Fai per aver fatto anche quest'anno un bellissimo lavoro. Grazie. Ed aperto sempre nuovi siti da visitare. Sì. Il Palazzo della Principessa è stato molto molto interessante, piacevole, i ragazzi molto bravi. Per noi è stata una giornata bella. Perché consigliereste di fare la tessera FAI? Perché grazie alla tessera FAI si può accedere a siti che di solito sono chiusi, anche nelle giornate FAI. Immaginate ieri le poggiore dei cristallini e addirittura i cantieri di restauro in corso di alcune chiese. Quindi fate la tessera FAI. Va bene, grazie. Grazie mille. Ciao. Cosa ti occupi? Cosa, qual è il tuo ruolo? Ok, come vi siete trovati in queste giornate, diciamo, di primavera? Molto bene, il flusso delle persone è stato veramente molto incoraggiante, soprattutto dopo la pandemia. Quindi, ottima giornata. Ok, grazie mille. Grazie. Allora, volevo farti una domanda. Che ruolo occupi in questo momento? Sono un volontario della protezione civile. Stiamo facendo prevenzione, sicurezza e primo soccorso nel caso in cui succedesse qualcosa. Come valuti questa esperienza che hai fatto? No, è positiva, è andato tutto bene, le persone erano cordiali, tutti. Ok, grazie mille. Allora, Elio, qual è stato il particolare della Floridiana che ti ha attratto di più? Allora, il particolare che mi ha attratto di più è la Floridiana, sicuramente la parte del giardino che è stata riaperta da poco, perché credo che la Floridiana sia comunque un bene comune da tutelare e valorizzare, come, così come qualsiasi bene culturale che abbiamo in Italia. E poi ovviamente l'altra parte della Floridiana, bella è quella del Belvedere, ma anche e soprattutto il Museo delle Ceramiche, che non sempre, diciamo, è accessibile al pubblico, e ho potuto scoprire anche grazie al FAI tutti i beni che vi sono al suo interno. Ok, tra gli altri siti FAI che sono stati aperti a Napoli, quale ti sarebbe piaciuto andare a visitare se avessi avuto la possibilità? Sarebbe piaciuto visitare anche l'orto botanico, però mi fa piacere che il FAI comunque apra dei siti anche in quartieri meno conosciuti come la sanità, che però nascondono un grande potenziale. Perché consiglieresti ad un coetaneo di entrare a far parte del FAI? Beh, consiglierei ai miei coetanei di entrare a far parte del FAI, perché così si può avere un contatto diretto sia con l'organizzazione, quindi capire cosa c'è dietro, diciamo, la fondazione del FAI, e capire meglio, diciamo, lo scopo della fondazione, ma anche per avere un contatto più diretto con i beni che il FAI mette a disposizione. Allora, Elio, sei il nostro volontario da molti anni e hai fatto anche accoglienza, hai fatto il narratore. Quale esperienza ti ha dato di più? Allora, l'esperienza di narrazione è sicuramente la migliore, perché mi permette di conoscere il sito storico, di narrare come se fosse una vera e propria guida turistica, ed è sicuramente molto bello.